Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema. Benicio del Toro entra nel cast dei Guardiani della Galassia, il film di James Gunn tratto dall'omonimo fumetto della Marvel. Lo scrive Deadline senza chiarire però quale sarà il suo ruolo. Con lui nel cast Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Michael Rooker, Ophelia Lovibond, Lee Pace, Glenn Close e Karen Gillian. Le riprese inizieranno quest'estate per un'uscita in sala prevista ad agosto 2014. Il film ha per protagonista un gruppo di supereroi che protegge la galassia dalle mire degli alieni Badoon, decisi a conquistare l'intero sistema solare. Intanto in Italia a più di 2500 metri di quota sono in corso le riprese del film Le lacrime delle Dolomiti di Sesto, il primo lungometraggio del regista Hubert Schoenegger. Il film racconta gli avvenimenti sul fronte dolomitico durante la Grande Guerra. Il progetto è stato finanziato con 200.000 euro del Fondo Alto Atesino per le produzioni cinematografiche BLS. Anche a Trento in questi giorni sono iniziate le riprese di Mal d'amore, una commedia firmata da Angelo Longoni. Protagonisti Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Ambra Angiolini e Alessio Boni, con la partecipazione di Claudia Gerini. Tra i prossimi set all'aperto anche Piazza Duomo. Chiudiamo con un desiderio cinematografico. I Negramaro infatti sognano di lavorare con Paolo Sorrentino. Lo ha rivelato il leader della band Giuliano Sangiorgi, che ha aggiunto: «Noi amiamo il cinema e abbiamo un grande desiderio di tornare a scrivere per il grande schermo. L'abbiamo fatto due volte e abbiamo vinto due nastri d'argento con La febbre di Dalatri e Vallanzasca di Michele Placido. Lavorare con Paolo Sorrentino sarebbe un sogno. Sono rimasto folgorato dalla grande bellezza». È tutto da Laura Buffa, buon cinema!